Ripeto, è una delle devozioni più amate e importanti. Da 8 secoli la chiesa la ricorda, provata e diffusa. La sua origine risale alla fine del secolo XII. Prima i cistercensi e poi i grandi ordini mendicanti fecero un'arma forte e importante contro le eresie. San Domenico e i suoi frati, in particolare, la usarono contro l'eresia francese. Francia, che negava la divinità e l'unità di Cristo, attribuendogli soltanto una natura spirituale, un corpo apparente. Il rosario, che allora non aveva neanche il nome, si diffuse molto rapidamente. Si ripetevano queste Ave Maria, accompagnate poi anche da genuflessioni e intercalate dal Padre Nostro. Lo chiamavano il Salterio della Beata Vergine, perché accanto alla recita dei 150 salmi, proprio dei monaci e delle persone colte, era una preghiera invece questa del rosario semplice, ma intensa per il popolo. Per rendere più facile la recita si adottò la corona, che esisteva già come strumento di preghiera per altre devozioni, e si introdusse il ricordo dei misteri della vita di Gesù e di Maria, che allora erano 15 e poi il Papa Giovanni Paolo, proclamato di Santo, aveva integrato durante cinque. Fra i grandi predicatori fu il beato Orlando della Roche, dominicano, che fissò la forma di questa preghiera. Molti papi, tra i quali Leone XIII, chiamato appunto anche il Papa del Rosario, hanno l'hanno raccomandata insieme alle encicliche, e anche molti santi l'hanno considerata proprio un'autentica strada di santificazione. La vittoria poi della flotta cristiana contro i turchi presso Lepanto il 7 ottobre 1571 diede un fortissimo impulso alla recita del Rosario in tutte le famiglie. San Pio V, quando era Papa, aveva attribuito la vittoria all'intervento proprio della Madonna, invocata soprattutto con il rosario. E l'anno seguente, a perpetuo ricordo dell'avvenimento, si istituì una festa intitolata Commemorazione della Beata Vergine della Vittoria. Compiù quindi si ha anche la formulazione completa della stessa Ave Maria, che viene ricordata da questo momento nel breviario e quindi nella liturgia. Gregorio XIII, con la bolla ci ammonisce l'Apostolo del 1 aprile 1573, istituì la festa vera e propria della Madonna del Rosario, che si celebrò la prima domenica di ottobre. La festa, ben presto, si diffuse in tutta la Chiesa e tutto il mese di ottobre diventò il mese del Rosario. Qui abbiamo due paesi, Nate e Cairate, che due come patrono hanno la Madonna del Rosario. Con questo vi ho detto quello che volevo dire. Ora voi godetevi l'opera di Cristian, chiedetevi quello che volete e che questo momento possa servire a tutti noi. Per me che ci alle spalle un po' di guai e per affrontare con coraggio quelli che abbiamo davanti. Grazie a tutti.